perché ho un po' di paure adesso. Tipo, un po' tanta paura. Ehi ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi presenterò Elise Mayer, che mi fa probabilmente già paura dal menù. Questo gioco in verità lo comprai tanti anni fa perché avevo una mia amica che l'aveva comprato con me durante il nostro soggiorno in Giappone, e non ho mai avuto il coraggio di iniziarlo perché in teoria è molto creepy, inquietante, però non ci dovrebbero essere veri e propri jumpscare, spero, spero per la mia sanità mentale. Dovrebbe essere principalmente atmosfera inquietante. Non mi ricordo nemmeno quale sia la trama, quindi sono, come direbbe il trono del Muori, first reaction. E niente, andiamo a cominciare. Oh, non so che porcone lo tengo. Tissimo. Porca. Ok. Questo perché? E vabbè, dai, scaricabarile su chi è più cattivo non vale però fra gli animali, eh. Ok, il gatto mi ha detto no, il coniglio è il peggiore di tutti. Il coniglio? Perciò io. Stavano dicendo. Ok, la formica mi ha detto che la rana è cattiva. La rana mi ha detto che il gatto è cattivo. Il gatto mi ha detto no, il coniglio è il peggiore di tutti. Perciò io avrò fatto fuori il coniglio. Immagino. Madonna, quanto è pixelato. Grosso modo è così che non ho capito. A dare. Intendete a dare. Tipo a. A dire a tutti che sono più cattivi di me. Ah. Ok, qui nessuno ti fa domande personali. Sebbene ci siano alcune regole da seguire, dovresti poter condurre una vita tranquilla. Inoltre, ecco, prendi. Quaderno, il tuo quaderno personale. Usalo come preferisci nei momenti tristi e in quelli felici. Scrivici sopra i tuoi pensieri e poi consegnamelo, d'accordo? Perché dovrei darlo a te? Anche se c'è chi lo usa solo per disegnare, ma va bene anche così. Ok, manca ancora un po' prima di cena, perché non vai a conoscere gli altri? Le vostre stanze si trovano in fondo a sinistra uscendo dalla porta. Sono bravi bambini, forse servirà un po' di tempo, ma sono certo che andrete d'accordo. Ah, dimenticavo, puoi chiamarmi semplicemente maestro. Che è il mentore degli assassini. Chi cazzo è questo? Sono contento di averti con noi, Allen. Noi siamo Allen, ok, siamo contenti. Ok, io mi sposto, mi muovo. Come prima cosa dovresti salutare gli altri. I vostri zanzi sono in fondo a sinistra uscendo dalla porta. Libri vari. Libri vari. Libri vari, va bene. Ok, il quaderno. Caro, il quaderno. Ok, salviamo. Subito. A 2 minuti, 2 secondi. Oggetti. Un quaderno piccolo personale. E non lo posso usare? No. Cioè, quindi mi stavi mentendo, non posso veramente guardarlo. Ah, comandi, grazie. Scusi, eh. Movimento, selezione scelta, tasti direzionali. Pad numerico. 2, 4, 6, 8. No, grazie. Conferma, palla controlla, Z, invio spazio. Ah, ok, possiamo solo confermare e parlare. Ah no, eccoci. Reset. Ma no. Cercherò di non premere nessun tasto per il reset. Qual è il tasto del reset? L'F6, evitiamolo come la peste. Voi il reset. Praticamente è quando non posso andare avanti. Sì. Ah, questa è la stanza del maestro. È tutto molto giubilante, molto più di quanto pensassi.
immaginavo. Caldo. Sono di segno. Allora, aveva detto a sinistra. Telefono. Ma... ah, qua ci sono le stanze. Allora, vediamo. Allen, questa è la mia stanza. Letty e Rick, e sono due. Chelsea, Joshua, Stella. Ah. Regole: cerca di uscire dalla tua stanza il meno possibile di fuori del tempo libero. Andare in bagno è concesso. Non prendere oggetti dall'altra stanza senza permesso. Non rompere nulla. Se rompi qualcosa, avvisa il maestro. Non forzare le porte chiuse a chiave, non fare del male agli altri. In caso di necessità, rivolgiti al maestro. C'è un coniglio. Vabbè, i miei abiti. Libri vari. Libri vari. C'è niente. Caldo. Il letto. Com'è caldo? Letty e Rick. Ma c'è solo Letty, immagino. Wow, non ti avevo mai visto fino ad ora. Maestro ci aveva parlato di te. Io sono Letty, immaginavo. C'è anche Rick, ma ora non è qui. È un bravo ragazzo. Tu sei Allen, sì. Sarebbe bello poter giocare insieme. Spero che andremo d'accordo. Ok. Anche tu hai le regole, immagino. In basso c'è disegnata una colomba. Cosa intende con forzare? Io non posso forzare niente. Chelsea? Hai un problema con gli orsi, eh? Se ti chiami Chelsea, cosa c'è? Piacere di conoscerti. Lei immagino abbia un orso sotto le regole. Una specie di gatto. Che strano. Quindi abbiamo tutti animali diversi. Ciao caro, tu chi sei? Brown. Forse Marcus, potrei essere anche Nicole. In che senso, scusami? Non mi chiamo Helen, sono un ragazzo, mi chiamo Allen. Ma come va a ben piacere, vaffanculo. Che cazzo sei tu? Mi stai subito antipatico. Chi hai sotto? Un leone, ecco. Non posso vedere che strano disegno è, no. Chi sei tu? Joshua, che continui a cambiare nome. Ciao. Ciao. Sì? Ma come che io sappia parlare? Che cosa si... Cosa... Non do l'impressione di essere vivo. Stella, tu sei una persona un po' strana. Mi inquieti un po', però va bene. Ho suonato il piano per sbaglio. Io volevo vedere cosa diceva, a dire il vero. Ok, questa è una zebra. Quindi abbiamo tutti degli animali molto carini. Bene, adesso che ho conosciuto tutti quanti, andiamo a vedere un po' in giro. Oh. Beh. Non è fatto... è fatto in modo tale che io non possa entrare. Non va. Ok, andiamo di qua. Allora, cosa c'è? Allora, io vengo da destra. Cosa c'è qui? La biblioteca. Oh, posso entrare in biblioteca? Salve. Quanti libri? Fiabe. Libri complicati. Libri sulle malattie. Ok. Enciclopedia illustrata. Ma come i libri sistemati alla rinfusa? Ma io non posso correre. Non mi hanno detto come si corre. Non è una buona cosa. Farfalla?
Questi devono essere una parte della biblioteca, i libri non sistemati in biblioteca praticamente. Vabbè. Cosa c'è di qua? Madonna mia, che ansia. Cazzo è la stanza 101? Boh. Ok, abbiamo stanza 101, una biblioteca di qua. Cosa c'è qui? Non mi fa andare di qua. Ok. Non l'abbiamo controllato da qua. Chiusa a chiave. Maestro! Abbiamo conosciuto gli altri stramboidi che stanno in questa casa. Sì. Andiamo a mangiare. Sì, andiamo a mangiare. Ah, ok. Ci stiamo teletrasportando a mangiare. Il tavolo è un po' più grande. Grazie per la cena, maestro. Prendete lo super preparato per andare a letto. Potete fare visita agli altri per parlare, ma il secondo piano è off limits. Ci andò sicuramente. Andiamo subito al secondo piano. Maestro? Come va coi ricordi? Non sforzarti, prenditi il tuo tempo. Sono certo che riuscirai a ricordare tutto. Quindi ci siamo dimenticati di qualcosa. Ma dimmi se serve qualcosa. Comprerò qualunque cosa possa permettermi. Quello è al di fuori delle mie possibilità. Cosa abbiamo chiesto? Allen, cosa hai chiesto? Non è qualcosa che si può comprare, mi dispiace, lo terrò a mente. Va bene, ti comprerò dei libri nuovi. Mi piace leggere, vero Allen? Mi stupisce la quantità di parole che sei già in grado di comprendere. Io non sono così intelligente, non me la cavo tanto bene con le cose complicate. Ma tu non sei più grande di noi. Ah, non è niente. Allen, mi credessi se ti dicessi che esiste un mondo diverso dal nostro? No, è solo una fiaba. Non credo, però se lo dici tu... Se mai ti ci invitassero, ti consiglierei vivamente di non visitarlo. Quante cose mi stanno dicendo di non fare. D'accordo, ora torno nella tua stanza, ora devo chiudere tutto a chiave. Fila subito a letto. Va bene. Questa è ancora chiusa a chiave, vero? Che palle. Io in verità volevo andare al secondo piano. Andiamo al secondo piano. Secondo te non era off limits, ma c'è niente. Madonna mia, raga. Sto aspettando che arrivi il jumpscare, perché lo so che a un certo punto mi faranno il culo. Tipo. Boh, vediamo se Ricky c'è. Oh. Ah, ok, sei tu Rick. Ma lei non è a letto. Hai rinchiuso tua sorella nell'armadio? Sì, mi copro mamma quando vado all'ammira. Ciao, antipatico. Stella? Vabbè, gliel'ho detto, ha fatto una faccia che quasi sembra avesse mangiato un polpelmo. Strane voci, non sono interessata. Ragazzi, sono da sola. Allora, c'è una cosa che dovevo dire e mi sono dimenticata di dire. Io sono da sola a casa. Garth è uscito e non c'è. Quindi ufficialmente... morirò di paura stanotte, non riuscirò a dormire. So che quel telefono suonerà a un certo punto. Io lo so che devo venire di qua. Ancora chiusa a chiave. Ma è questo il secondo piano? Mi stavo sbagliando. È la farfalla. Farfalla? Sei tu? Aiutala.
cazzo. Nasconditi. Vabbè, allora. Non mi avevo detto forse di andare a dormire e non venire al piano di sopra? Maestro, ma la farfalla! La farfalla chiedeva aiuto, capisco. Anche se può sembrare via, in realtà è morta molto tempo fa. Una cosa priva di anima non può parlare, giusto? Che disastro. Ti sei fatto male. Sembra tu stia bene, che sollievo. Questi frammenti di vetro sono pericolosi. Ci penso io a pulire, tu vai in camera tua a dormire. Che c'è? Non è nulla, solo un po' di mal di testa. Non c'è bisogno di scusarsi, tanto è importante che non si ripeta. È tutto a posto, buonanotte. Ma la stanza 101? Niente, io ci provo ad aprirla, eh. La biblioteca è chiusa. Io me ne torno in stanza, oh. Che cazzo me lo fa a fare di stare in giro? Che c'è? Un gatto. È uscito un gatto dall'armadio. Narnia sei tu? Oh, io mi allontano. Che quando si fa buio ho come la sensazione che faccia. Non ho salvato. Porca zoccola, non ho salvato. Fammi salvare adesso. Scusi, mi faccia salvare. Salve. È un piacere conoscerla. Cristo. Questa cosa bestemmia. Ok. Siamo un piccolo bizzarro umano che non ha mai visto. Come dici? Oh, certo, se pensi di star sognando Alice, allora dovesse senz'altro così. Alice? No, guarda, io sono Allen. Anche qui la parola di Alice. Perché qui la parola di Alice è legge. Non è quello il tuo nome? Ah, no, no, Alice è Alice, perché lo dico io. Allora, la tua parola è legge, dici che mi sto contraddicendo, chissà. Questo posto è pieno zeppo di tipi strani, mi hai compreso. Oh, non dire così, non ci si ferma nel bel mezzo di un buon pasto, non trovi? Lo stesso vale per i sogni, bisogna gustarseli. Ops, non può sembrare, ma sono parecchio indaffarato, ci vediamo. È andato via. Scusi. No, scusi. Stavo scherzando. Come non si apre? Veramente devo andare di là. Sembra Stella. Chi è lei? No, ok, è un coniglio senza un orecchio. Oh, un altro visitatore, con questo siamo a sei. Quanti ragazzi siamo in casa? I conti non tornano. Oh, nulla, nulla. Buonasera, Alice, benvenuto. Sono il Bianconiglio e la guida di questo mondo. Salve, è un luogo assai vasto, perciò rivolgiti a me se ne hai bisogno. Ti avverto però che non ho intenzione di schiodarmi di qui, sarebbe solo una seccatura. Mai sia che qualcuno facesse qualcosa per me. Per giunta alcune delle chiavi delle porte dei mondi sono scomparse, il che è un grosso problema. Su cinque chiavi, quattro non si trovano più qui. Ho una vaga idea di chi possa averle, però. Come ho detto in precedenza, non mi va di muovere un dito. Intanto, Alice, vorrei chiederti di recuperarla al posto mio. Che ne dici? Siamo qui. Qui. Fortunatamente con qui ho una delle chiavi, quindi puoi già visitare un mondo. Trattandosi di lui, sono sicuro che le ha disseminate in giro per i mondi. È il gatto di prima, come al minimo. Vabbè, torna da me quando ne trovi una. Se hai qualche domanda, non esitare. Solo per questa volta, perché non amo ripetere le cose all'infinito. Stai pensando questo qua è un rompiscatole, vero? Te lo leggo in faccia. Oh, bevo, che importa? Spero di poter contare su di te. Ah, un'ultima cosa. Barcata con la porta. Potresti ritrovarti nell'oscurità più totale. In tal caso non devi fare altro che continuare ad avanzare. Sto iniziando a scocciarmi di dare ispirazione e a darti una mossa. Oh, come nel buio più totale, oh!
scritte leggibili. Che cos'è sto robo? Si sa. Che cos'è? Ci sono cose. Madonna mia. Madonna. Che aspetta. Si salva. Non riesco a capire se stia cagando con questo buio. Adesso che lui mi ha detto se ti trovi nel buio più totale continua ad avanzare o se devo avanzare io. Non so. Porca zoccola! Mannaga! Come che cazzo ci fai tu qui? Lo so, si vede che stai bene. Ah sì, non c'entri tu, guarda, non sono proprio sicura di fidarmi. Ah, l'hai prese tu. Qualcuno ti ha chiesto di prenderle. Da chi? Non posso dirtelo, eh? Sarò anche un bugiardo, ma non mentirei mai un amico, amico. Qualche altro modo di aprire le porte? No, certo che non c'è. Forse se mi dicessi il cognome da nubile di tua madre oppure il nome del tuo animato domestico. Oh, è vero, non mi ricordi nulla. Stronzo, che ti è morto. Comunque sia, non sono soltanto una guida. Tutto ciò che posso darti sono indizi. Eccoti dunque un indizio. Ce n'è una nascosta in ogni mondo, di chiave. Vuoi sapere il perché? Chissà, sono fastidiosa almeno quanto chi sei tu. Il coniglio, ovviamente. Mi si rizzano i peli al solo pronunciare il suo nome. È colpa sua se sotto questo cappuccio sono ridotto uno schifo. Madonna, che avete fatto? Vuoi dare un'occhiata? Forse è una visione un po' grottesca per un giovincello come te. No, grazie. Oh, devo andare, alla prossima. E buona fortuna. Ma è scomparso. C'è una chiazza di sangue. Ok, ce n'è una in ogni mondo. 5 porte, 5 chiavi. Letti. Mi sto annoiando da morire. Giochiamo un po'. Sì, giochiamo. Ok. Cosa dovremmo giocare? Vuoi aprire l'armadio? Perché dovrei voler aprire l'armadio? Che succede se apro l'armadio? Cazzo ci facciamo qui? Un coltellino. C'è un libro intitolato La mamma oca. La regina di cuori. La regina di cuori un giorno d'estate aveva cucinato alcune crostate, ma il fante di cuori le dolci crostate tutte accusato d'aver rubate. Il re di cuori le crostate bramante, le mani alzato sul fante. E il fante di cuori a riportare le crostate da re e regina tanto agognate. Ma perché ci sono dei funghi in questa casa? Come c'è qualcosa fra le foglie? Ok, queste vanno strappate in qualche modo. No, lascia perdere. Cosa assaggi, funghi? Scemo. Prendilo. Ottimo. Usa il coltello. Pagina di un quaderno. La mia casa è in mezzo alla foresta. Ci sono un sacco di animali e l'aria è davvero buona. È proprio un posto meraviglioso. Nella mia famiglia ci sono mamma, papà e un'altra persona. Lui è sempre con me, c'è sempre per me. Da quando mi sveglio fino a quando vado a nanna. Peccato che non possiamo giocare ad acchiapparelle insieme. Chi è? Chi è? Sapete dove è la mia medaglia d'oro? Ce l'avevo in tasca prima di andare a letto. Se la trovate lasciatela nel primo cassetto a sinistra del comò. Comò, comò, sono un comò. Ma il comò parla. Eh sì, non hai nessuna medaglia. Questo mobile impuzza un po'. Il sacco è pieno di buchi. Funghi dall'aspetto invitante. C'è niente.
Buon profumino, un buon profumino, un buon profumino. È chiusa a chiave. Come è chiusa a chiave? Una medaglia. Non so proprio dove trovarla questa medaglia. Devo assaggiare i funghi. È l'unica cosa che mi lascia fare. Aspetta. Ok, assaggiamo i funghi. Colore non promette nulla di nuovo, buono. Ma come? Ma come? Non si poteva fare nient'altro. Lo sapevo che non dovevo mangiare quel caspita di funghi. Vabbè. La medaglietta tu non ce l'hai. Che cacchio, dove può essere? Non mi fa manco uscire. Qualcosa è caduto dietro il letto. La medaglia! Oh! Medaglia. È il primo. Sinistra. Pagina di un quaderno. Oh, la mamma non è la mia vera mamma. Ho sentito che la mia vera mamma è passata miglior vita a causa delle malattie. La mia mamma attuale se la prende spesso con quella bambina. Perciò mi faccio rimproverare al posto suo, mi faccio carico di tutte le sue colpe, ma non posso proteggerla quando la picchio. Ok, abbiamo sbloccato una nuova stanza. Che non è una stanza. Ok, ragazzi, io ho un po' paura di avanzare, quindi stacco qui. Ci vediamo al prossimo episodio. Madonna mia, mi fanno venire mille infarti, sono sicura. Abbastanza sicura. Dai, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.